E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi sono qui per un'altra recensione e sì, perché in molti mi hanno chiesto sia su Facebook che sul canale di suggerire un manuale per la pittura ad olio e finalmente ne ho trovato uno che è semplice, quindi adatto sia a chi ha già esperienza che a chi si accosta da neofita a questo mondo. È fatto bene, è ben strutturato, con una logica conseguenziale e vi può sinceramente aiutare anche come promemoria per i materiali, per le diverse tipologie di colore, per le diverse tipologie di medium. Io vi dico tutto all'interno del corso di pittura. Anzi, da ora in poi prenderò spunto anche da questo libro, però sicuramente questo è un compendio da avere sempre accanto quando ci sorgono quei dubbi dell'ultimo minuto che magari non possiamo risolvere perché non abbiamo il PC accanto, perché magari non sempre vi va di vedere la mia faccia che dice sempre le stesse cose. Ed è questo libro, Brian Gorst, Guida completa alla pittura ad olio. La guida di riferimento indispensabile per gli artisti, editore Il Castello. Allora, io questo l'ho pagato 19,50 euro e l'ho comprato, come spesso faccio, nel corner book Leroy Merlin. Credo che tutte le Leroy Merlin abbiano un corner book, nella mia città c'è ed è fornitissimo di libri bellissimi. Questo è un libro particolare, copertina semirigida con una bella introduzione e poi una impaginazione tutta molto 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 patinata, bellissimo al tatto, bellissimo all'aspetto, ricchissimo di foto, pieno di foto. È ricchissimo di riferimenti utili. Allora, più che la seconda parte, dove proprio parla della realizzazione dei temi ed è più che altro dedicata a chi secondo me sa già dipingere, la cosa bellissima di questo libro, che non ha quasi nessun testo, è la prima parte. Nella prima parte, nei primi capitoli, infatti, vi parla un po', come vi ho fatto io all'interno del corso di pittura, di tutti gli elementi necessari per imparare a dipingere. E quindi vi parla dei colori ad olio e vi spiega soprattutto quali tipi esistono in commercio. Vi parla dei pigmenti, in modo che voi possiate togliervi ogni curiosità sui pigmenti, vi parla delle varie campionature di colore, in modo che voi andiate a colpo sicuro a poter comprare quello che vi serve, con le varie sfumature che possono assumere i colori. Vi parla dei medium, guardate qua, tutta la lezione che vi ho fatto sui medium sintetizzata in quattro parole, che rabbia, tutta qui. Poi, che ne so, vi parla per esempio dei supporti, vi fa tutti gli stinguo tra le diverse tele, i diversi supporti, i cartoni telati, le tavole, vi parla delle basi che sono le preparazioni dei supporti, quindi gessi e vi discorrendo, vi parla degli strumenti, quindi dei pennelli, vi fa vedere tutti i tipi di pennelli, è un colpo d'occhio, cioè in un attimo voi avete idea di tutto, vi parla di altri strumenti come le tavolozze e le spatole. Cioè, è un libro completissimo e bellissimo, che poi passa nella seconda parte, nella vera e propria spiegazione della tecnica di immissione del colore, senza dimenticare sicuramente quello di cui vi ho parlato tante volte, la ruota dei colori, che qui potrete avere sempre a portata di mano. Ragazzi, è un libro bellissimo. Non ve lo voglio neanche spulciare tutto, perché sennò vi tolgo il piacere di andarlo a sfogliare e non sarebbe giusto. Se vi capita di passare da un Leroy Merlin, o non so se lo vendono anche nelle altre librerie, per soli 19,50 euro, questo libro io ve lo consiglio. Non è un manuale accademico, è un libro pratico, un manualetto pratico, però fatto veramente bene. Benissimo, spero di aver soddisfatto la vostra curiosità in tal senso e non mi rimane che salutarvi. Da Ombretta e d'Arte per te è tutto, arrivederci!